Ciao ragazzuoli, eccoci in un nuovo video. Oggi un effetto davvero molto bello, molto semplice, di grande impatto. Farò prima la performance e poi ovviamente il tutorial. Allora, abbiamo bisogno di un mazzo di carte, come vedete, regolare. Andiamo a tagliare un po' il mazzo di carte in modo da cambiare l'ordine delle carte e andiamo a selezionare una qualsiasi carta, ad esempio questa, il 2 di cuori. I cuori che prendiamo andiamo a disperdere all'interno del mazzo di carte. Andiamo a tagliare ulteriormente in modo da disperderlo nel mazzo. Allora, adesso ragazzi, cosa farò? Scorrerò un po' di carte e tramite il tatto cercherò di capire qual è la carta selezionata. Quindi scorro un po' di carte, vi posso dire che qui non c'è, qui non c'è, qui neanche, neanche, forse questa no. Sì, questa qua ragazzi. Ecco la carta selezionata. No, non è il 10 di picche, ragazzi, ma non c'è problema, perché vedete questa carta? Basta un attimo per trasformarla nella carta selezionata. Tutorial. Allora, ragazzuoli, eccoci al tutorial. La prima cosa da fare è quella di selezionare una carta dal mazzo. Quindi possiamo scorrere le carte in questo modo e farci dire stop in un qualsiasi punto dallo spettatore. Quindi mettiamo il caso di dica stop qui, giriamo la carta in questo modo, la rigiriamo e adesso cosa facciamo? Ragazzi, dobbiamo forzare questa carta in cima al mazzo. Come facciamo? Lasciamo cadere un po' di carte, vedete, dal mazzetto che abbiamo in mano, un po' di carte leggermente indietro rispetto al mazzo che teniamo in mano, dopodiché il restante mazzetto, ok? In modo da, vedete ragazzi, da creare una separazione tra i due mazzetti. Infatti adesso, grazie al pollice, andremo ad alzare in questo modo tutto il mazzo e metterlo in break, ok? Con il mignolo, quindi creiamo questa separazione. Ok. Dopodiché prendiamo una parte di mazzo partendo da sopra, la lasciamo cadere, dopo tutto il mazzetto che abbiamo messo in break e infine l'ultimo mazzetto. In questo modo abbiamo portato la carta in cima. Ok? Adesso ragazzi andiamo a tagliare ulteriormente il mazzo e lo mettiamo ancora in break con il mignolo. Ok? Quindi creiamo ancora una separazione. Quindi la nostra posizione è questa. Carta selezionata qui e il mazzetto di sopra in break. Adesso ragazzi diciamo allo spettatore, magari inventandoci una storia, di riuscire a capire qual è la carta selezionata tramite il tatto, no? Scorriamo un po' di carte, facciamo finta di pensare un attimino, diciamo no, qui secondo me non c'è, andiamo avanti, mettendo le carte giù sul tavolo, senza un ordine ben preciso, ecco, in questo modo, ok? Le giriamo un pochino, le mettiamo un po' dritte, fino a quando, ragazzi, non arriviamo all'ultima carta, cioè questa che abbiamo in break, ok? Arrivati qui, ragazzi, diciamo allo spettatore di essere sicuri che questa è la carta selezionata. Cosa facciamo? Giriamo la carta e la mettiamo davanti al mazzo, ragazzi, ok? In questo modo, in modo da spingere la carta, che ovviamente è la carta selezionata, con il pollice e metterla in break. Vedete, ragazzi, molto molto semplice, la spingiamo esternamente e la mettiamo in break con il mignolo, ok? Tutto ciò con la carta davanti, ok? Una volta fatto questo, diciamo ci scusiamo di non aver, ecco, indovinato la carta, ma di poter subito risolvere la cosa facendo una bellissima magia. Allora, prendiamo tutte e due le carte, ragazzi, vedete? Le inseriamo all'interno del mazzo in questo modo, ok? Vedete? E adesso ragazzi, con un colpo o con il meglio, con l'indice, un colpo abbastanza forte, facciamo girare la carta e quindi creiamo l'illusione di trasformare la carta. Quindi basta un colpo, in questo modo, che la carta si trasforma. A questo punto l'altra carta di sotto si confonde con il resto delle carte e l'effetto è fatto. Dopodiché possiamo appoggiare le altre carte sopra in modo da confondere l'altra carta e l'effetto è fatto, ecco. Con questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao.